giorno 14 di ottobre vi sarà un incontro tra il Presidente della Giunta regionale, il Ministro Delrio e l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, l'ingegnere Lia, il 14 ottobre per l'Adriatica, che mi pare che siano tutte buone notizie. L'aeroporto? Guardi, l'aeroporto, lei sa che è uno scalo regionale nel piano nazionale degli aeroporti, l'aeroporto Gino Lisa, del quale mi sono interessato più volte anche in un convegno cui ebbe l'onore di partecipare alla Sala della Dogana, quello che si chiama, la sede dell'amministrazione provinciale, e in realtà occorre una forte motivazione, diciamo sostenuta in maniera di fattibilità, da parte della Regione Puglia per poter inserire nel nuovo programma nazionale lo scalo di Foggia. Il piano aeroportuale non è un piano irreversibile, è un work in progress, è un piano che tiene conto poi di determinate condizioni che legittimano, come dire, la promozione tra virgolette di uno scalo aeroportuale, qual è appunto quello Gino Lisa di Foggia. Se la Regione Campania supporta, la Regione Puglia, chiedo scusa, un lapsus freudiano, io sono campano, supporterà adeguatamente questa richiesta, penso che non ci sia nessuna difficoltà da parte del Ministero a riconoscere la qualità di scalo nazionale anche all'aeroporto di Foggia. Okay.